In Sardegna sono salite a 17 le vittime dell'alluvione che ha sommerso intere zone dell'isola, ma il bilancio è provvisorio, ci sono molte persone ancora disperse. Non c'è niente da dire, ormai abbiamo perso tutto. Isolata e gravemente danneggiata l'oasi del WWF sul monte Arcosu, la più grande d'Italia, dove la violenza delle acque ha travolto tutto e bloccato le vie di collegamento. Intanto la regione Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza. Non ci sono parole, non ci sono parole, ma soltanto bisogna dare una mano a chi ha bisogno. Quella è tutta un'area vulnerabile all'innalzamento del livello del mare, perché si trova a poche decine di centimetri sopra il livello del mare, quindi con gli innalzamenti previsti, almeno negli scenari peggiori al 2100, quell'area verrebbe completamente sommersa e quindi diventerebbe una baia abbastanza. Il fenomeno della desertificazione in Sardegna guadagna terreno, frutto di una serie di motivazioni, tra le quali l'innalzamento delle temperature rappresenta solo una piccola parte. L'azione dell'uomo influisce più di tutto a rendere sterili i terreni tra pastorizia intensiva, incendi, colture inadatte o attività minerarie che diffondono metalli velenosi nel suolo. Emergenza incendi, giorni difficili in Sardegna, dove spinti dal maestrale diversi roghi hanno flagellato soprattutto il Nuorese e la campagna di Cagliari, ettari di boschi bruciati e famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni. I soccorritori rinvengono 3 auto bruciate con 8 vittime all'interno, 5 adulti e 3 bambini. È l'immagine simbolo dell'orrore di quell'agosto di sangue. I corpi sono ritrovati l'uno addosso all'altro in un ultimo abbraccio.